Buongiorno a tutti. Questo video vuole essere un video breve di chiarimenti. Che Dio vi benedica innanzitutto. Molti pensano che un cristiano non può accettare il Corano. Io in realtà l'ho fatto e ho accettato anche il fatto che Gesù non è Dio, ma è l'Arcangelo Michele, come dice la Bibbia, traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. Il Corano, nella Sura 471, chiama Gesù uno spirito che viene da Dio. Spirito è chiamato anche l'Arcangelo Gabriele, il che significa che Gesù è l'Arcangelo Michele, dalla Bibbia, Daniele 12:1. Quindi i veri cristiani dovrebbero credere che Gesù è l'Arcangelo Michele, è il Messia che deve venire a giudicare il mondo, che non è Dio, false credenze introdotte da Costantino. La vera Bibbia, che è quella dei testimoni di Geova, nega che Gesù sia Dio. E dovrebbero credere che Muhammad è l'ultimo profeta, chiamato anche sigillo dei profeti. Quindi, per chi dice false cose, cioè per chi crede nella Trinità e in false dottrine, non si può definire cristiano. Il regno del Messia sta per venire, i giorni sono veramente pochi. Guardate cosa sta avvenendo. Se leggete l'Apocalisse di Giovanni, le profezie si stanno realizzando una per una. Quindi convertitevi, accettate il Vangelo e il Corano e credete nel Messia che sta per venire. Amen.